Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come avevo preannunciato, vorrei parlare di Star Trek, ma poiché il mondo di Star Trek è talmente vasto che potremmo sederci comodi e parlarne per settimane, se non mesi, mi concentrerò adesso sulla serie più recente, ricollegata, diciamo, alle serie più classiche, chiamiamole così, ovvero Star Trek Picard. Gli amanti del genere non hanno bisogno di spiegazioni, nemmeno sui personaggi. Quello che possiamo dire è che Star Trek Picard in realtà è come una sorta di, cioè intanto è uno spin-off di Star Trek The Next Generation, quindi molti dei personaggi della serie The Next Generation li ritroviamo qui. Molto invecchiati, direi, con grande dispiacere da parte nostra, ma comprensibilmente. Ed è un po' il compendio di tutte le serie di Star Trek precedenti. Faccio una piccola digressione personale. Io, sono stata, fra virgolette, iniziata alla visione di Star Trek, la serie classica, quando ero solo una bambina. E da, diciamo, una persona appassionata di fantascienza e con la quale era gradevolissimo passare del tempo. Mi piacevano moltissimo i vari personaggi. C'era il capitano Kirk. Spock, che era forse il mio personaggio preferito, Uhura, Scotty, Chekov, ancora Sulu. E il dottor McCoy, cioè ciascuno per la sua parte, diciamo, aveva un ruolo fondamentale e lo ha conservato ancora nel cuore, io credo, di tutti gli appassionati. Ahimè, i personaggi che hanno interpretato, quindi anzi, gli attori che hanno interpretato i personaggi principali, non sono quasi tutti più tra noi, tranne forse il capitano Kirk. Per ovvie ragioni di età. Negli anni 90 c'è stata una ripresa nell'attività e nella realizzazione ed è stata la volta della Next Generation. Infatti, se la prima generazione la possiamo considerare quella di Kirk, la seconda è stata quella di Picard. Inutile dire che ho amato moltissimo anche la Next Generation. Ricordo che negli anni 90 ho letto anche diversi libri, c'era tutta una collana dedicata a questo e, come dire, siccome non mi bastavano le puntate della serie TV, integravo con questi romanzi, alcuni dei quali si intrecciavano con la trama, quindi alcuni erano i romanzi collegati proprio ad alcune puntate. E quasi contemporaneamente alla Next Generation era stata anche girata Star Trek Deep Space Nine. Quindi, mentre nella Next Generation avevamo la nuova generazione di nave Enterprise e quindi i suoi viaggi, invece Deep Space Nine è un po', come dire, a parte nell'universo di Star Trek perché si trattava di una stazione fissa. O meglio, che poteva compiere piccoli spostamenti, ma il punto di vista è completamente diverso, quindi non è più quello dei viaggiatori, ma quello di una stazione dove la gente va e viene, dove si intrecciano storie, si intrecciano vite, vicino ad un tunnel spaziale, che collega il quadrante alfa al quadrante gamma. E ovviamente dal quadrante arriva di tutto. Abbiamo poi Star Trek Voyager e faccio un cenno a tutte queste serie perché i personaggi di alcune di queste serie sono poi confluiti, come dicevamo, in quella di Picard. La storia della Voyager è quella del capitano, una donna per la prima volta, Janeway, che
a seguito dell'incontro con una specie aliena, viene praticamente, la nave Voyager viene scaraventata nel quadrante Delta, dove non è mai stata prima una nave della Federazione, e da lì inizia il loro peregrinare per tornare nel quadrante Alfa. Incontreranno anche loro tutta una serie di strani popoli, alcuni amici, i più nemici probabilmente, ed entrerà in gioco tutta la storia dei Borg, popolazione mista, diciamo, corporea e cibernetica, non dico umana, perché i Borg impiantano i loro impianti cibernetici su qualunque tipo di specie straniera, ad eccezione di poche, e quindi praticamente li assimilano. E ecco, ci sono quindi dei personaggi chiave di ciascuna di queste serie che noi ritroveremo in Star Trek Picard. In particolare della Next Generation ritroveremo, oltre al capitano Picard, ormai diventato ammiraglio, Riker, il consigliere di Anna Troi, che nel frattempo è diventato sua moglie, hanno avuto insieme due figli, Worf, il Klingon, fortemente cambiato in una maniera abbastanza simpatica. Poi abbiamo Geordi LaForge con le sue due figlie, abbiamo la dottoressa Beverly Crusher con un figlio di cui Picard non era a conoscenza, Jack Crusher, e abbiamo il nostro adorato androide Data, seppur in una veste del tutto nuova. E per quanto riguarda la Voyager abbiamo invece 7 di 9, cioè la donna Borg che è stata recuperata e riportata all'umanità, diciamo, togliendole gli impianti tranne alcuni, e alla quale è stato insegnato praticamente col passare del tempo che cosa significa essere umani. E abbiamo Tuvok, il vulcaniano. Ne mancano molti di altri personaggi, evidentemente. E ecco, altri vengono magari citati. È un piacere rivederli tutti quanti, ecco. Anche se, diciamo, è doloroso vedere il segno dell'età che passa e si ha un pochino l'impressione che ci sia un po' qualche forzatura nella trama per far quadrare il cerchio. Devo dire che non ho fatto la consueta introduzione di Star Trek Picard. Si tratta di una serie, dicevamo, una serie che sarebbe la settima live action, addirittura nona se vogliamo considerare anche la serie animata e la serie Short Treks. È uno spin-off, dicevamo, di Star Trek The Next Generation, ambientata tra il 2399 e il 2401, ovvero 20 anni dopo Star Trek La Nemesi. È andata in onda tra, diciamo, il gennaio del 2020 e l'aprile del 2023. In Italia, distribuita da Prime Video. Ecco, forse per il mio gusto personale, mi è pesato un po' il tempo passato tra una stagione e l'altra, nonché le lunghe discussioni, la facciamo, non la facciamo, la seconda serie, facciamo, non facciamo la terza. Cioè, ovviamente l'età degli attori e, non so, un ragionamento sull'opportunità di continuare sicuramente ha influito su questo, chiamiamolo tira e molla. Ecco, alla fine ci siamo ritrovati una serie con 3 stagioni. Direi che sarebbe abbastanza superfluo fare un riassunto della trama delle 3 stagioni, però devo dire sono stati nella prima inseriti dei personaggi che personalmente non ho amato molto, degli ex membri della flotta, cioè Raffi Musiker, che francamente, ed è un mio problema personale, proprio mi suscita un'antipatia a pelle, sia per il suo ruolo, il fatto appunto della dipendenza da sostanze, questo suo essere un po' ai limiti, diciamo. Cristobal Chris Rios,
diciamo, il capitano di una nave, diciamo, sembrano un po' dei personaggi un po' fuori, secondo me, dal mondo di Star Trek. Però è il mio gusto personale, cioè io continuerò perché ho avuto questa sorta di imprinting a vedere lo Star Trek reale, quello vero, da cui non bisognerebbe distanziarsi troppo, cosa che invece a mio avviso hanno fatto molte serie moderne, è quello Star Trek tra gli anni 90, cioè tra gli anni 60 e gli anni 90. Quello che è venuto dopo. Credo che abbia strizzato troppo l'occhio, ma ribadisco, è sempre e solo un'opinione personale, ha una certa violenza, una certa esagerazione nei combattimenti, come dire, è diventato sempre meno ironico, che era uno degli aspetti che l'ha sempre caratterizzato, forse più ancora della saga di Star Wars, che peraltro amo, ma di un amore diverso. È sempre più serio e forse sempre un po' più violento, ecco, un po' più contrastato, anche di contrasti tra i personaggi. L'hanno un po' snaturato certe serie più recenti che sono state fatte. Non mi piacciono i giovani Spock, le giovani Uhura, cioè non lo so. Non mi ci ritrovo, non mi sembrano in linea con i personaggi originali, mi sembrano delle forzature, ma è sempre un mio sentire. Ecco, Star Trek Picard ho ritrovato, viva Dio, uno spirito un po' più vicino allo Star Trek che secondo me aveva in testa Gene Roddenberry. Infatti non dovevano nell'idea iniziale esserci troppi contrasti tra i personaggi. C'erano sì i combattimenti, gli scontri, ma anche il montaggio, a mio avviso, non era così esageratamente veloce, combattimenti infiniti, cioè trovo che nei combattimenti infiniti ci si perda, che diventino addirittura noiosi, cioè per me è un paradosso, ma lo considero una verità. Il colpo di scena, il combattimento, cioè, ci può essere, ma non puoi fare 20 minuti di combattimento continuo sempre, per quanto coi colpi di scena, per quanto con gli effetti speciali di esplosioni. Cioè, per assurdo, un eccesso di dinamismo porta alla noia. Questo è l'effetto che fa su di me. Poi, sinceramente, non posso parlare a nome di tutti. La prima stagione di Picard, a mio avviso, è stata un po', non so dire se tirata per i capelli, ma la messa al bando dei sintetici, non so, ci sono degli aspetti che mi hanno lasciato un po' perplessa, ecco. Cercavo sempre di ritrovare gli elementi che più mi erano piaciuti del passato e faticavo un pochino a trovarli. Come dire, da una parte avevo grandi speranze, dall'altro tanti personaggi nuovi, non tutti completamente credibili, a mio avviso. Nella seconda stagione, più o meno, continuiamo con gli stessi personaggi. In più però spunta una nave Borg con a bordo la regina che era praticamente a capo dell'intera comunità e la regina sente tutti i Borg, sente le loro voci nella sua testa, li comanda praticamente senza nemmeno bisogno di una comunicazione formale. Troviamo anche una vecchia conoscenza, Q, che devo dire che i primi tempi non mi piaceva così tanto, ma rivedendolo con gli anni ho rivalutato fortemente la figura di Q, non soltanto per la bravura del protagonista, dell'attore, ma perché ha dato dinamismo sia alla Next Generation che a Voyager, perché col suo apparire e scomparire, portare strani problemi, lui praticamente è un essere immortale che vive in un
in una sorta di mondo sovradimensionale dove ci sono tanti altri Q, uomini e donne li definiremo, ma è difficile ricondurli a delle categorie terrestri perché sono degli esseri superiori che riescono addirittura a interagire con le stelle, l'universo, le forze della natura e a volte quasi quasi nella loro noia usano la vita degli uomini, dei terrestri e delle altre specie per il proprio divertimento. Quindi questa linea di confine tra il divertimento e la morale l'ho trovata sempre molto interessante. E quindi ritroviamo questo vecchio amico e anche la regina Borg è una nostra vecchia amica, ma il tempo che passa fa sì che si susseguano anche attori, attrici diverse. Nella terza stagione c'è, come dire, il grande rientro di William Riker. Riker e Picard, tanto per cambiare, dirottano una nave, perché quasi un punto fermo di queste stagioni è il fatto sempre di doversi procurare dei mezzi di trasporto, delle navi, anche con mezzi non proprio ortodossi, sempre per salvare qualcuno o qualcosa. Nella terza stagione sarà la Federazione ad essere in pericolo. E quindi ritroviamo 7 di 9, ritroviamo Beverly Crusher col suo figlio Jack, dicevamo. Ritroviamo il nostro amato consigliere Diana Troi, abbiamo Data in questa veste mista di Data, Lore, Before, il professor Sung e chi più ne ha più ne metta, in una minestra praticamente dove soltanto Geordi LaForge riuscirà a mettere le mani, e avranno a che fare con dei nemici, diciamo torna in gioco il dominio che è formato da una popolazione di mutaforma che vengono chiamati cambianti. Un po' mi sono chiesta anche il perché del cambiamento di certi termini, cioè gli androidi sono diventati sintetici, i mutaforma sono diventati cambianti. Non mi sono data una risposta, forse non l'ho neanche cercata. Certamente il tempo che è passato ha fatto sì che certe cose, diciamo, mutassero, ecco, il discorso della messa al bando dei cosiddetti sintetici, che quindi sarebbero gli androidi, i robot, eccetera, che poi viene revocata. Il loro nemico, la cacciatrice di taglie Vadic, effettivamente è un personaggio molto poco carino, cioè è senz'altro ben interpretata, ma la trovo molto viscida e un po' mi ricorda i personaggi delle varie Star Trek, Nemesis, eccetera. E troviamo un singolare miscuglio di mutaforma, Borg, insomma tutte le vecchie conoscenze delle varie serie, diciamo Next Generation, Deep Space Nine e Voyager. L'ho amata comunque. C'è da dire che forse non ha molto senso partire da Star Trek Picard, cioè io mi metto nei panni di un giovane che si trova davanti questa vicenda con questi attori un po' attempati, perché ovviamente sono passati 30 anni dalle serie che conosciamo, e potrebbe avere la sensazione che sia un po', non voglio dire usare il termine patetico, ma che siano pochi personaggi giovani e vitali e gli altri siano un po', come dire, passati di moda. D'altronde il tempo passa per tutti, lo sappiamo benissimo, passa perfino per Data, di cui viene simulato l'invecchiamento. Ovviamente Brent Spiner, l'attore che interpreta Data, a sua volta ha i suoi anni. E è stato un piacere comunque rivederli tutti, è stato un tuffo nel passato. Periodicamente cerco di rivedere le serie e periodicamente le trovo ancora godibilissime e fantastiche nel senso
che c'erano delle idee, cioè, è una cosa di cui però avevo già parlato in un video sulla fantascienza. Dopo gli anni 50, quando c'è stato proprio un florilegio di idee della fantascienza, questa onda lunga è arrivata fino agli anni 90, quindi c'erano ancora tante novità, c'erano idee straordinarie come la comunità dei Borg, come i mutaforma. Ecco, trovo che invece nelle serie successive, a partire dalla stessa Enterprise, la serie con Jonathan Archer, intendo, era ancora a metà strada. Aveva degli spunti della vecchio Star Trek, invece una parte, quella degli X-Indi, direi la seconda metà, diciamo, di quella serie, è stata un po'. Indulgeva troppo sulla violenza, dicevamo, meno sulla simpatia, insomma, stava andando nella direzione un po' di perdersi, quindi il rischio di Star Trek, a mio avviso, è stato quello di perdersi, di perdere lo spirito originale. Trovo appunto che certe serie moderne che sono venute dopo abbiano radicalmente perso lo spirito originale. Ci sono peraltro molti affezionati che invece li considerano ancora gradevoli, valide. Io non ho trovato idee, vere emozioni, ho un po' faticato, qualcosa ho visto, ma non sono stata certo affascinata, incollata al video come mi accadeva in passato. Picard sì, è riuscito a risvegliare il mio interesse, per quanto dico, sono stati inseriti dei personaggi un po' così, molti borderline, un po' strani, un po' sopra le righe soprattutto, ecco, questo essere sopra le righe. Forse i personaggi a cui siamo molto affezionati non lo erano molto e questo li rendeva più credibili in qualche modo. Io ricordo sempre con grande tenerezza e simpatia il film di Star Trek, ancora della serie classica, quando l'intera banda è tornata indietro nel tempo per salvare una coppia di balene megattere e si sono dovuti vestire alla moda della Terra degli anni del 1980, e con alterne vicende, il più delle volte divertenti e bizzarre, come la scena mitica sull'autobus dove Spock vede un giovinastro maleducato con la musica a manetta e con una delle sue prese vulcaniane lo mette abilmente a tacere con il plauso generale di tutto il pullman. E devo dire che, cioè, scene di questo sottile umorismo ultimamente ne ho viste poche. Ma il tempo che è passato, il gusto, soprattutto hollywoodiano, perché non so se sia tanto passato o cambiato il gusto del pubblico, temo che il gusto del pubblico sia stato influenzato e educato in senso negativo, cioè ad amare un certo tipo di cinema, cioè dove ci sono questi montaggi asfittici proprio, velocissimi, tantissimi combattimenti che durano 20 minuti e molta violenza, forse perché pensano che questo sia quello che vuole la gente. La gente come me non vuole questo e ama il vecchio Star Trek dove c'era Kirk, che parlava con un'entità totalmente energetica chiamata il compagno, cioè queste idee geniali io fatico a trovarle nei tempi moderni. Non so se siano perse per sempre o se ancora ci sia la possibilità. Questo è stato un tentativo, senz'altro, di ritornare alle origini, però passata appunto la generazione di Picard, non lo so quale sarà il futuro di Star Trek. Me lo chiedo spesso, mi auguro che ci sia ancora un bel futuro per la saga di Star Trek e
però che si ritorni allo spirito originale, quindi non una nostalgia vaga per il passato, ma proprio a quella che era l'idea di Roddenberry, a quello che era lo spirito umoristico, la parte umana, la parte anche psicologica e soprattutto idee belle come quelle che ci ricordiamo. Con questo vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata.